preview. Ecco qua il nostro foglio di calcolo che ci permette di calcolare l'utile lordo di un menu. Abbiamo le cartelle, modulo ricetta, abbiamo la cartella modulo preparati che abbiamo visto nella lezione riguardante il calcolo dello stock di magazzino, che si occupa del calcolo del costo per chilogrammo delle nostre preparazioni, la cartella ingredienti, la cartella menu completo con i prezzi e la cartella sommario utile lordo. Cominciamo ora a inserire le ricette all'interno del nostro foglio di calcolo. Per fare questo andremo nella cartella modulo ricetta. Inseriamo la ricetta della tartare di salmone e mela verde. Gli ingredienti: salmone fresco, mele verdi, germogli di bietola, succo di limone, olio evo, sale fino, con i loro rispettivi pesi. Per fare questo andremo nella colonna ingrediente preparato e alla prima posizione apriremo il menu a tendina che ci riporta alla cartella ingredienti e andremo a prelevare il nostro primo ingrediente, in questo caso salmone fresco. Andiamo a cercarlo, sono ordinati in ordine alfabetico, quindi scorriamo il nostro elenco fino a identificare il nostro salmone. Una volta identificato lo andremo a prelevare cliccandoci sopra. Questa operazione farà in modo che il nostro foglio di calcolo carichi in automatico l'unità d'acquisto del salmone fresco, il costo dell'unità d'acquisto e la sua percentuale di scarto. In automatico abbiamo che per i 90 grammi che ci servono nella porzione, in base ai 35% di scarto percentuale, la nostra tabella calcolerà il lordo nella porzione. Se noi identifichiamo anche il quantitativo di porzioni, in questo caso cominciamo con una, verrà calcolato anche il lordo per numero di porzioni e il costo nel piatto del nostro salmone. Ripetiamo l'operazione per tutti gli ingredienti. Una volta inseriti tutti gli ingredienti, il nostro foglio di calcolo ci calcolerà in automatico il costo totale per la singola porzione e anche il costo totale per porzione. A questo punto decidiamo un prezzo attuale di vendita, per esempio 14 euro, il foglio in automatico ci calcola la percentuale di utile lordo. Prima di andare avanti vorrei soffermarmi un attimo sulla riga porzioni e sulla colonna lordo per numero di porzioni. Questi due elementi li ho inseriti nel caso di banchetti. Mettiamo il caso che io ho un banchetto prenotato di 20 persone che vogliono mangiare la tartare di salmone. Se infatti io aggiungo il numero 20 nella casella porzioni, noterete che il nostro foglio di calcolo in automatico mi avrà calcolato il lordo per numero di porzioni. Nel caso di un banchetto di 20 persone, io sarò in grado di approvvigionare al meglio il mio magazzino sapendo che ho necessità di almeno 2 kg 800 g di salmone fresco, almeno 1 kg di mele verdi e via discorrendo. Una volta terminata la prima ricetta, l'operazione successiva è quella di compilare la tabella sommario utile lordo. Prenderò il nome del piatto con una copia, tornerò sulla cartella sommario utile lordo, secondo tasto del mouse e con la funzione incolla collegamento incollerò il nome. Compilerò il costo per porzione andando nella cartella del nostro piatto, copiando il costo per la porzione, torniamo nel sommario utile lordo e andrò a incollare di nuovo il collegamento. Ripeterò la stessa operazione per il prezzo minimo di vendita e per la percentuale dell'utile lordo del mio piatto. Per la casella prezzo di vendita andrò ad effettuare l'operazione inversa. Inserirò in questa casella un valore, per esempio 14, andrò a copiare il contenuto di questa casella, tornerò sulla tabella della mia ricetta e andrò a inserire il collegamento nella casella attuale prezzo di vendita. L'avere compilato la cartella sommario utile lordo in questo modo mi permette di valutare il prezzo di vendita senza necessariamente dover andare a modificare tutte le cartelle per i singoli piatti. Infatti, modificando il prezzo di vendita, per esempio portandolo a 16 euro, vedrò modificata la percentuale
di utile lordo. Una volta che tutte le ricette saranno inserite all'interno del foglio di calcolo, utilizzando la cartella sommario utile lordo, potrò andare a valutare e quantificare i prezzi di vendita. Successivamente andrò anche a compilare la cartella menu completo con i prezzi, copiando dalla cartella sommario utile lordo il nome del piatto e il relativo prezzo di vendita. Passiamo all'inserimento della prossima ricetta, tartare di tonno e guacamole. Ed ecco gli ingredienti. Come potete subito notare, in questa ricetta gli ingredienti non sono soltanto materie prime, ma abbiamo anche la guacamole che è un preparato. Di norma io dovrei inserire tutti gli ingredienti della guacamole all'interno della ricetta della tartare di tonno e calcolare il costo nel piatto. La guacamole potrebbe però essere presente anche in altre ricette. Per automatizzare al meglio il mio foglio di lavoro, ho previsto che i preparati come la guacamole e altre salse vengano inseriti in tabelle particolari chiamate preparati che calcolano il prezzo al chilo delle nostre preparazioni. Andiamo nella tabella preparati, appunto. La tabella è strutturata come quella per il calcolo dell'utile lordo di un piatto. Nella prima parte avremo l'inserimento della ricetta, nella seconda parte i calcoli. Costo per porzione, calcolato come la somma dei costi nei piatti, quantità in peso, calcolato come la somma dell'ordine e la porzione, e il costo per chilogrammo, calcolato con la formula costo per chilogrammo uguale costo per porzione diviso quantità in peso per 1000. Andiamo a inserire la ricetta della guacamole, relativi ingredienti, inseriamo all'interno della colonna ingrediente preparato e in automatico la nostra tabella ci calcolerà il costo per porzione, la quantità in peso e il costo per chilogrammo della nostra preparazione. A questo punto siamo pronti per proseguire con l'inserimento della ricetta della tartare di tonno e guacamole. Inseriamo le materie prime e dedichiamoci all'inserimento del nostro preparato guacamole. L'unità di acquisto 1000 grammi. Per quanto riguarda il costo dell'unità d'acquisto, andiamo nella cartella preparati, copiamo il costo per chilogrammo, torniamo sulla cartella della ricetta e col secondo tasto del mouse incolliamo il nostro valore. Nella nostra tabella avrà calcolato il costo nel piatto della nostra ricetta. Se impostiamo un attuale prezzo di vendita, per esempio a 18 euro, vedremo che la percentuale dell'utile di utile lordo del nostro piatto è del 79,9%. A questo punto non ci rimane altro che inserire le ricette di tutto il menu all'interno del foglio di calcolo. Questo foglio di calcolo in particolare è già stato compilato. Io ho separato e raggruppato le ricette per voci di menu, quindi una cartella antipasti conterrà tutte le voci degli antipasti, una cartella primi piatti conterrà tutti i primi piatti del mio menu e via discorrendo. Andiamo alla cartella sommario utile lordo, anch'essa compilata. A questo punto posso decidere i prezzi di vendita dei miei piatti. Per ogni voce del menu andrò a inserire un prezzo di vendita, valutarne la percentuale di utile lordo che ne consegue. Nel caso mi vada bene, andrò avanti con la successiva voce nel menu. Quando avrò deciso tutti i prezzi di vendita, avrò tutte le percentuali di utile lordo dei miei piatti. In conseguenza, avrò anche calcolata la percentuale di utile lordo dell'intero menu. Il mio menu, per esempio, ha una percentuale di utile lordo dell'82,5%. Andiamo ora a vedere anche la cartella menu completo con i prezzi. Come vedete, è compilata anch'essa, pronta per essere stampata e presentata alla dirigenza. Anche per questo video è tutto. Grazie e arrivederci alla prossima lezione. Preview.